È il 1947, quando nel comune di Spillamberto vengono attuati dei lavori di restauro alla Rocca Rangoni. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale avevano causato dei danni al torrione e si stava cercando di risanare quell'edificio duecentesco. Quello che non ci si aspettava di trovare, tuttavia, fu una stanza nascosta in cima alla torre, che si capì ben presto essere stata una prigione rimasta sigillata nei secoli fino a quel momento. La stanza, situata in una sorta di sottoscala, era un ambiente fortemente claustrofobico. Larga appena 1,5 metri, era alta 2 metri solo nel punto più alto del tetto. Ma a chi era destinata questa cella, che aveva più l'aspetto di una tomba cimiteriale che una prigione? E che crimine aveva mai commesso colui o colei che si ritrovò segregato in quel sepolcro? A fornire gli indizi per questo mistero fu la cella stessa, su cui muri era incisa con il sangue la storia del suo ospite. Il suo nome era Messer Filippo, detto il Diavolino, e la sua prigionia avvenne intorno al 1500. L'uomo, utilizzando il proprio sangue misto a residui dei pasti, aveva ricoperto i muri di disegni alternati a pensieri e poesie, in una sorta di diario di prigione. Unico modo per non perdere del tutto la ragione, ma è solo grazie alla loro analisi e studio che è stato possibile scoprire di più sul nostro prigioniero. Di origine delle Marche, Messer Filippo, come scrive lui stesso, era un mercante che stava qui per i fatti miei e non dava nessun fastidio, bisogna che ve lo dica. Ma che, a quanto pare, cadde innamorato della castellana di cui era ospite e da cui ebbe anche una figlia. Scoperto dal marito di quest'ultima, egli venne imprigionato fino alla sua pena di morte. Tutto molto romantico e drammatico. Un ottimo spunto per una classica ghost story tra castelli, dami e cavalieri, se non fosse che gli studi nel corso degli anni abbiano reso la vera storia forse anche più crudele. Messer Filippo, come già detto, si proclamava innocente, e forse lo era davvero. Vera, sicuramente, era la sua devozione per una donna misteriosa, che a volte veniva osannata nei suoi scritti. Le amorose fiamme cor me accende, per tuo amore alle cose mi abbella. Se questa infelice vita, i cui resta la nostra lo spirito, farà ritorno, sempre la sua figura adorerò, sempre servo devoto sarò. E altre volte veniva accusata di essere l'artefice crudele delle sue sfortune e rappresentata sinistramente tenente in mano la testa mozza dell'uomo che le giace accanto. Donna crudele e ingrata, io in lei servire e lei me maltrattare. Ma chi era la donna menzionata insieme alla figlia chiamata Giulia? Anche in questo caso gli indizi lasciati dal povero Messer Filippo sembrano dipanare un po' la nebbia intorno alla sua sfortuna. I vari stemmi nobiliari da lui disegnati, uniti ad un confronto storiografico, hanno rivelato che il mercante, un uomo colto e navigato, frequentasse la corte del Ducato di Camerino a Fermo durante il periodo della reggenza della duchessa Caterina Cibo da Varano, che aveva, guarda caso, una figlia col nome di Giulia. Confermata quindi la storia di un amore proibito e di tradimento? Non proprio. Il povero Filippo potrebbe essere stato solo un testimone scomodo di un intrigo di palazzo. La duchessa Caterina, infatti, aveva dovuto promettere al marito sul letto di morte che avrebbe dato in sposa la figlia Giulia al cugino di quest'ultimo. Ma una volta vedova aveva deciso di rompere il patto, promettendola segretamente, per motivi politici, al duca d'Urbino. In un intreccio di interessi, fini politici e trame di corte, il nostro Filippo, probabilmente molto vicino alla duchessa Caterina anche sentimentalmente, era venuto a conoscenza di questa promessa di matrimonio, e la donna,
preoccupata che egli potesse tradirla, aveva deciso di eliminare questo testimone scomodo, facendolo imprigionare lontano dalle sue terre. Ecco il perché la sua prigione si trova all'interno del torrione di Spillamberto, i cui duca, per altri interessi politici, avevano gentilmente concesso ospitalità al prigioniero in quella cella di appena 1,5 metri. Ma che fine fece Messer Filippo detto il diavolino? La sua vita non deve essere stata affatto facile. Privato anche della luce del sole, rinchiuso in quel tugurio in compagnia dei suoi pensieri, le sue memorie e i suoi tormenti, non ci si stupirebbe se fosse impazzito. Ciò nonostante, non si hanno documentazioni certe sulla sua fine. Alcuni dicono che si sia lasciato morire, altri che fu giustiziato. Quel che è certo è che all'interno del castello di Spillamberto sopravvive la sua leggenda, che vuole che nelle calde notti estive si riescano ad udire i suoi lamenti sulla sua sorte sfortunata che gli si destinò a causa di quella donna tanto amata. Il diavolino che mai più sono stato in prigione, ma la mia vita fu martorizzata. Dona, signore, la libertà al poverin marchisano. E voi? Conoscevate la storia? Cosa ne pensate? Scrivetemelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e regalatemi una piccola condivisione. Se non lo aveste già fatto, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella. Noi ci ritroviamo la prossima settimana con un nuovo racconto dalle ombre. E ricordate, mi trovate anche su Instagram e Facebook. Alla prossima!